Ciao ragazzi e bentornati e benvenuti e benvenute alla Locanda Nascosta, luogo in cui ci rilassiamo, beviamo qualcosa insieme e soprattutto nerviamo. Oggi riprendiamo il riassuntone della campagna inverno a Waterdeep, questo è il quarto episodio, e andiamo a vedere un po' che cosa, dove ci siamo lasciati e dove siamo andati a finire. Allora, l'altra volta il riassuntone si è concluso con l'ingresso e l'attacco da parte del gruppo a uno dei covi di Xanatar e di un certo Nuska, che era un assassino, un braccio, uno dei tanti assassini di Xanatar. Il gruppo è riuscito a sconfiggerlo anche con l'aiuto di Engibuk e ha avuto un incontro, insomma, un po' frizzantino con Schimo. Se volete più approfondimenti su personaggi e ambientazione, guardate gli altri riassuntoni. Poi arriveranno dei video specifici sui personaggi e sull'ambientazione, ma la base l'ho già detta negli altri riassunti. Ci eravamo lasciati, insomma, quando il gruppo era tornato al maniero, quindi a casa propria, per avere qualche giorno di calma o tentare di avere qualche giorno di calma per ristrutturarlo e sistemare tutto per l'inaugurazione imminente. Poiché il gruppo ha deciso, con il maniero regalato da Volo a Waterdeep, di aprire una locanda, di usare quindi questo maniero sia come casa personale, sia come luogo in cui riaggregarsi, sia come locanda per avventori. Il nome di questa locanda, che poi ha dato anche il nome a questo canale e al nostro progetto, è quello di Locanda Nascosta. Tra l'altro adesso vi faccio vedere anche l'insegna che ha fatto uno dei giocatori, e cioè Raffaele Ro, ha fatto questa bellissima insegna per la Locanda Nascosta. Che sarebbe l'insegna dell'oro maniero. Sotto c'è scritto birra e formaggio artigianale, poiché il gruppo, diciamo, si è ormai affezionato ai prodotti di Stifius, che è un PNG che ho creato io, che racchiude un po' tutti i coordinatori delle locande. E quindi loro hanno effettivamente preso questi giorni per ristrutturare la locanda. Ciao Francesco. E sono arrivati al punto in cui hanno effettivamente preparato tutto. Vi descrivo solo brevemente l'inaugurazione dal punto di vista narrativo, come è andata. In pratica hanno organizzato, con l'aiuto dell'Ordine dei Maghi Protettori di Waterdeep, perché hanno alcuni contatti, tramite l'aiuto dei loro collaboratori che avevano ormai preso stabilmente in locanda, hanno organizzato un bellissimo giardino magico fuori, nell'esterno della locanda. Avendo pochissimo spazio di giardino a disposizione, l'Ordine dei Maghi Protettori ha creato una cupola magica in cui, una volta attraversata la soglia, questo giardino si ingrandiva di almeno una decina di volte, e quindi hanno potuto creare tutta una sorta di grandi tavoli in questo grande prato, al cui intorno, insomma, c'erano solo alberi. Al centro è stato preparato un grande palco per lo spettacolo, c'erano tantissime luci fluttuanti in giro, e una bella luce soffusa, musica in sottofondo, insomma è stata organizzata per bene. E l'inaugurazione comunque è partita con tutti i proprietari presenti, con moltissima gente di Waterdeep, perché hanno poi anche speso molte monete nella pubblicità di questo evento. E si sono anche fermate all'inaugurazione molte delle personalità di spicco di Waterdeep, tra cui alcuni degli Zhentarim, dei capi, dei pedoni del fato, in questo caso solo Davin in realtà, di cui facevano e fanno parte tre del gruppo, e tante altre personalità più o meno importanti
del luogo, sia membri degli arpisti a causa dell'appartenenza di un paio di personaggi del gruppo agli arpisti, sia delle mani grigie, sia degli Zentarim, l'ordine dei maghi protettori, appunto, l'ordine del guanto d'arma, insomma, c'era un po' di tutto. Ovviamente chi nascosto, chi non nascosto, chi in bella vista e chi no. L'inaugurazione è andata molto bene, c'è stato un bello spettacolo di artisti, mangiafuoco, una banda che suonava, però ci sono stati anche molti colpi di scena. Intanto Ro ha scoperto che Warriss, uno degli amici di vecchia data di suo padre, è arrivato a Waterdeep e quindi ve lo faccio anche vedere, tra l'altro, visto che è un personaggio importante per il background di Ro. Questo è Warriss Greathorn. Warriss è anche lui parte degli Zentarim, tant'è che è stato portato come, diciamo, sorpresa da Davil verso Ro. Però Ro in questa precisa circostanza era un po' strano. Nell'attacco precedente al covo di Nusca, il gruppo aveva trovato una serie di oggetti, anche magici, tra cui un pugnale magico molto strano, con un occhio nell'impugnatura, vivo, che si muoveva, ma di pregiatissima fattura. Ro l'ha preso e quello che non sapeva, e che poi hanno scoperto in seguito i personaggi, anche a loro spese all'inaugurazione, è che questo pugnale era maledetto. Per cui Ro è stato vittima di questa maledizione e ha cominciato a diventare una sorta di ulteriore occhio sul mondo di Xanatar, visto che Xanatar stesso, o comunque la magia impregnata nel pugnale, più o meno aveva influenze molto pesanti su Ro. Tant'è che ha cominciato a provare un pesante fastidio ai limiti dell'odio verso gli Zentarim, tra cui anche appunto Davil e Warriss che erano Zentarim, e per questo non c'è stata quella reunion stile Carramba che sorpresa, insomma, che doveva esserci, anzi, è stata un po' una situazione di disagio e imbarazzo. Tra l'altro Warriss Greathorn era giocato da Gianmarco Ongaro, un altro dei nostri player, che al momento non gioca più Warriss, ma poi ci arriveremo. Oltre a questo incontro, ci sono state tante altre piccole cose successe all'inaugurazione. Per esempio, il Grau, uno dei ragazzi che hanno preso in locanda, si è, diciamo, esposto con Banda, di cui su cui ha preso una cotta, e hanno cominciato anche a cercare delle informazioni. Per esempio, Vel'Thurial ha cercato informazioni da Yagra, una delle Zentarim, che si è detta preoccupata per tutto quello che stava succedendo in città e per le attenzioni sempre maggiori agli Zentarim. Il fatto è che l'evento clou, diciamo, verso metà della serata, è successo che all'improvviso si è presentata una persona che, tra l'altro, era stata anche invitata dal gruppo, ma che non si era presentata all'inizio, e cioè il bastone nero, Vaira. Però si è presentata in un modo molto particolare. Le luci all'interno di questo giardino magico si sono cominciate a affievolire, fin quasi a spegnersi. Ovviamente sono cominciate a sentire dei lampi in cielo, anche se si trattava di una giornata serena, e dei fulmini e dei lampi hanno cominciato a far intravedere delle figure in cielo che si stavano avvicinando volando. A questo punto, ovviamente, è calato il silenzio, anche perché non si capiva cosa stava succedendo, fino a che il bastone nero in persona, cioè Vaira, che adesso vi faccio vedere, Vaira Safar, uno dei personaggi, tra l'altro, ufficiali della campagna, è arrivata in grande stile, quindi volando, atterrando sul terreno con un tonfo e facendo alzare le pietre che cominciavano a levitare a mezz'aria, mentre fulmini e saette cominciavano a dissiparsi intorno ai suoi stivali. Aveva tra l'altro anche gli occhi illuminati d'arancio, una cosa d'arancione, una cosa che nessuno del gruppo aveva mai visto.
la sua voce ha cominciato a rimbombare per tutta la cupola. E non ve la faccio lunga, in ogni caso, dopo questo suo arrivo in grande stile, ha arrestato insieme all'Ordine del Guanto d'Arme, la presenza delle Mani Grigie e della Vigilanza Cittadina, hanno arrestato David Starson, uno dei predoni del fato, anche tra l'altro il primissimo contatto che avevano che aveva il gruppo in riferimento proprio agli Zentarim, che è lui. Quindi Davil è stato arrestato e non ha opposto resistenza, e dopo l'arresto il gruppo quindi ha cominciato a racimolare informazioni, impressioni in quest'area, che comunque sì, la festa ha ripreso, Varia si è scusata dell'arrivo in questo modo, però ha messo bene in evidenza che il gruppo dei proprietari della locanda, diciamo, ha ringraziato ad alta voce davanti a tutti il gruppo, quindi facendo intendere che loro siano coinvolti con le Mani Grigie, cosa che è. Però l'ha fatto come se volesse, come dire, come se volesse farlo capire a tutti. E questo è una, diciamo, un atteggiamento che ha da un lato infastidito, dall'altro impensierito i giocatori. Vanda e Risviel sono andati da Myrth, che è un personaggio, un contatto degli arpisti, che è anche presente all'inaugurazione che avevano invitato loro, anche questo è un personaggio ufficiale della campagna, che ha detto comunque di aver saputo solo il giorno prima, dalla loro svelata, quello che stava per succedere, che quindi non li aveva potuti avvisare. Veltudiel invece è andata da Yagra di nuovo, che appunto prima appariva preoccupata, adesso appare molto, molto quasi in panico. Infatti, dopo poco è andata via dalla festa. Ricordiamo che appunto Yagra è il braccio destro di Davil. E Engibuk invece ha chiesto informazioni a Rock e Bullon, due degli Zentrim sgherri di Davil. Prendendo peraltro un appuntamento per il giorno dopo per saperne di più. Hanno capito che comunque Vaira voleva dare un avviso, un ammonimento, dicendo davanti a tutti che il gruppo fa parte delle Mani Grigie. E hanno cominciato anche a capire che qualcosa non andava con il pugnale che Ro aveva preso nell'attacco a Nusca, e hanno cercato di bloccarlo senza successo, prima che alla fine Vel'Thuriar poi riuscisse a dissipare temporaneamente l'incanto del pugnale. E a quel punto Ro, che riavutosi insomma dallo charm, ha confermato i loro timori. Però dopo un minuto circa il pugnale è tornato a controllarlo, perché la dissipazione di Vel'Thuriar era temporanea. Quindi ci sono stati vari tentativi da parte del gruppo di tenerlo a bada, però c'è stata anche una certa ingenuità nel parlare davanti a lui, di addormentarlo, legarlo, inibirlo come se non fosse nemmeno presente. Infatti poi Ro alla fine addirittura li ha attaccati. C'è stato un momento in cui insomma si pensava che le cose potessero finire molto male, fino a che sono riusciti a metterlo KO con una magia anche molto potente, che Vel'Thuriar, di necromanzia, infliggi ferite in pratica, quindi che ha praticamente strappato tutte le piume del povero Gengu dal braccio e l'ha messo KO. L'hanno stabilizzato, ovviamente, per non far morire il loro compagno, ma l'hanno mantenuto privo di sensi e l'hanno portato in stanza, ovviamente. Intanto, a fine inaugurazione, comunque, quando sono andati tutti via, hanno aiutato a sistemare tutto, cercando di capire cosa fare per il futuro. E in quel momento si è presentato Schimo, l'altro predone del fato di cui già abbiamo parlato. Prima di tutto si è dimostrato sorpreso e soprattutto infastidito da come erano andate le cose per Davil, sottolineando che lui lo aveva avvisato di non andare perché appunto a quegli ev a eventi del genere era sempre rischioso partecipare. A questo punto ha cominciato a esigere delle spiegazioni dei personaggi, visto che gli avevano fatto rapporto Rock e Bullon, e che adesso tutti gli affari di Davil sono passati a Schimo. Quindi Schimo non è solo il maestro della magia in questo momento, ma anche il maestro della rete, cioè dell'organizzazione delle missioni e delle varie cose da affidare
ai vari sgherri, tra cui appunto il gruppo giocante. Sa anche delle parole di Vaira e tende a dare la colpa ai personaggi, a vederli sotto un altro occhio, perché pensa c'entrino qualcosa, visto che Vaira ha sottolineato appunto che loro, che il gruppo e delle mani grigie ha aiutato in questo, con qualche difficoltà e tiri molto alti di persuasione. Il gruppo riesce a convincere Schimo che loro non c'entrano e non sapevano di quanto stava per accadere, tra l'altro dicendo la verità su questo. Però lo gnomo comunque li ha costretti ad accettare di dare asilo temporaneo a un altro pedone del fato, Istridorn, che adesso vi faccio vedere, che entra quindi all'interno della campagna in questo modo. I personaggi già l'avevano vista una volta, però non l'avevano, diciamo, non l'avevano conosciuta a fondo. Adesso invece entrerà a far parte proprio del loro gruppo, poiché Schimo gli chiede di tenere al sicuro all'interno del maniero. Poi, e quindi il gruppo, diciamo, è costretto ad accettare in questa cosa. E anche se sapendo che adesso tutti i pedoni del fado sono sotto l'occhio vigile sia della vigilanza cittadina, sia di altre fazioni come le Mani Grigie, il Guanto d'Armi, quindi è anche molto rischioso, però il gruppo si è trovato costretto ad accettare per rimarcare la fedeltà a Schimo. Schimo poi ha voluto anche rassicurazioni sulle informazioni che Hengluk gli avrebbe dato presto, secondo il Drow, e quello che diceva il Drow, su Jarlaxx, e quindi hanno preso appuntamento al giorno dopo, anche con Voriss, tra l'altro. Hengluk a quel punto, all'appuntamento, ha detto a Schimo che c'è un covo dove sarà presente Jarlaxx fra 2 giorni. Gli ha detto dove era questo covo, una locanda dismessa nel quartiere del porto, e d'accordo con Jarlaxx setta una trappola per Schimo, o almeno prova a settare una trappola per Schimo. Gli dà questa informazione, ma in realtà Jarlaxx non ci sarà. Manda invece un gruppo di Drow ignari però di tutta questa organizzazione, tra cui due dei suoi sottoposti più fidati, Rin e Burgur, e altri Drow. Lasciano sul luogo, insomma in questa locanda, un cappello di Jarlaxx per far credere a Schimo, comunque vada, che Jarlaxx era lì, per tenerlo buono, insomma. E quindi diciamo che un po' mandano i Drow a morire, in pratica, compresi anche i suoi sottoposti più fidati. E tutto questo Schimo chiederà aiuto a Warriss per questa missione, cosa che lui accetterà di fare. Ma su questo torniamo dopo, su come andrà questa trappola. Intanto il gruppo, quindi Hengluk in questi giorni adesso sistemerà questa questione della trappola di cui vi ho raccontato adesso. Intanto il gruppo va a dormire, Ro adesso è, grazie all'ordine dei maghi protettori e al gruppo, diciamo, gli viene rimossa la maledizione del pugnale, anche con l'aiuto di Vel'Thurial, e Ro torna a sognare quella figura di cui vi ho detto in un altro riassunto, questa figura con la maschera mezza bianca e mezza nera, che incontra sempre in queste specie di sogni lucidi all'interno della sua vecchia casa di Baldur's Gate. E questa persona siede nel punto in cui Jorah, il suo padre, amava sostare davanti al camino nella stanza di casa sua. Non mi dilungo sull'incontro, poiché potrebbe avere delle ripercussioni più avanti nella storia, ma diciamo è importante sottolineare questo incontro. Il gruppo decide di cercare di capire qualcosa in più sull'arresto di Davil. Ma mentre sono a colazione a decidere cosa fare il giorno dopo, e siamo a questo punto al 6 Hammer del 1497, secondo il calendario appunto di questa campagna, però si presenta la Relra. La Relra è il braccio destro del Bastone Nero, quindi appartenente alle Mani Grigie. E mentre stanno facendo colazione, si mostra soddisfatta di come sia andata l'inaugurazione, visto che ovviamente era presente anche lei durante l'arresto di Davil, e per lei è una vittoria, ma è anche contrariata e preoccupata perché Vaira non sembra essere molto contenta del gruppo e di come si stanno comportando. Sa solo che è venuta a sapere
che hanno contatti con altre persone e fazioni, e a questa cosa ovviamente a Vaira non sta bene. La Rerla si dimostra preoccupata anche del fatto che ha aiutato il gruppo con la questione di Gradag il Cavo, l'orco che avevano ucciso, e aveva insabbiato tutto, aiutandoli, facendo anche un incantesimo per capirne qualcosa di più. E ovviamente se lo viene a sapere Vaira, probabilmente ne andrà di mezzo anche lei, quindi lo dice questo e lo rimarca. A questo punto chiede e quasi minaccia, diciamo, il gruppo di avere un atteggiamento serio nei confronti delle Mani Grigie, perché in caso contrario saranno guai seri per loro. Porta anche delle notizie che riguardano Leaf, e cioè lo spettro del maniero, consegnando loro la gemma in cui era racchiusa l'anima di Leaf. Ulcori ha parlato con degli amici del Tempio di Gond, e per effettuare questo rituale che converga anima, gemma e un automa umanoide, il costo è altissimo, di circa 3.000 monete d'oro, 3.000 dragoni. Ovviamente il gruppo non ha questa disponibilità, ma la Rerla le dice dice al gruppo che, o meglio, suggerisce che c'è un'altra via. Ci sarebbe in città una questione che in sospeso, tra l'altro il gruppo è entrato varie volte in contatto con questa notizia, ma non aveva mai approfondito, e quindi le cose erano continuate a peggiorare, diciamo. Secondo cui in città c'è un problema molto serio riguardo dei rapimenti di Halfling mai sistemati. Per questo dice la Rerla: se sistemate questa cosa qui, vi regaliamo, tra virgolette, paghiamo noi Mani Grigie con il guanto d'arme, la vigilanza, paghiamo noi questo rituale per avere Leaf. A questo punto il gruppo accetta e segue delle indagini, su cui ora non mi soffermerò troppo, anche perché non sono importanti ai fini del riassuntone totale. In ogni caso riescono a trovare la fonte di tutto questo casino, che è un covo di coboldi sulle montagne, che a quanto pare coboldi sia appiedati sia volanti, che arrivano di notte, rapiscono Halfling dove riescono meglio, soprattutto nei quartieri poveri del porto, dove c'è meno sorveglianza, e fuggono di nuovo sul monte Waterdeep nella loro tana. Per questo loro li inseguono, alla fine, o meglio, inseguono le tracce, inseguono tutti gli indizi che riescono ad avere durante questa indagine, e riescono a trovare il covo. Il problema è che, riuscendo a trovare il covo, non ci sono solo coboldi, ma una cosa, anche perché i coboldi non si cibano di Halfling, quindi è anche molto strana questa situazione, scoprono che dietro tutto questo c'è in realtà un Bullet. I Bullet sono delle creature molto pericolose. Vi faccio vedere, tra l'altro, se avete mai giocato a Baldur's Gate 3, c'è anche lì. È una creatura che va ghiotta di Halfling. E per questo, eccolo qua. E per questo aveva, come dire, i coboldi, per tenerlo buono, l'avevano trovato lì nel covo. Per tenerlo buono insieme ai suoi piccoli, gli davano da mangiare questi Halfling, invece che essere mangiati a loro volta. E ovviamente avevano anche la protezione di questa creatura molto potente. Il gruppo è riuscito con un po' di fatica, molta fatica, a combattere e a uccidere il Bullet. Vanda ci ha quasi lasciato le penne, e gli altri, per usare un termine tecnico, sono stati un po' abbuffate bot. Abbuffate bot significa che hanno ricevuto parecchie mazzate da questo Bullet e dai suoi piccoli. La cosa ancora più strana è che però nel covo di questo Bullet, quindi alla fine di questa caverna usata dai coboldi come tana, hanno trovato un foro, una specie di pozzo quasi in verticale, che dava accesso a qualcos'altro. Airisvier ha mandato il suo famiglio sotto forma di ragno a capire che cosa ci fosse lì sotto, e hanno scoperto in pratica che quello, forse, probabilmente, non si sa, questo foro portare a uno dei livelli del sottomonte. È in questo momento della campagna che io ho deciso di inserire anche la campagna del sottomonte, cioè del Mad Mage, del Mago Folle, di cui ho anche ovviamente, il manuale ufficiale.
Questo perché a me piaceva molto l'idea di ingarbugliare, insomma, la campagna, quella di Waterdeep, del Furto dei Dragoni, con quella del Sottomonte. In ogni caso, molto saggiamente, devo dire, perché se fossero scesi nel Sottomonte in quel momento specifico, dopo un combattimento col Bullet, probabilmente qualcuno avrebbe fatto una brutta fine. Hanno deciso saggiamente di non continuare la perlustrazione e di andare via. Sono per tornare in città. Hanno deciso però di fare tappa da Arshnag, il gigante di ghiacci, questo il giorno dopo, perché ormai intanto i giorni passano, ora siamo all'8 Hammer, il gigante di ghiacci che avevano già conosciuto, e dopo una lunga chiacchierata e una notte di riposo, il gigante ha anche donato loro un oggetto su richiesta di Ro. E hanno avuto anche diverse informazioni sul sottomonte, hanno scoperto che essere una specie di dungeon molto profondo, di non si sa quanti livelli, di cui, scusatemi, il pozzo al portale spalancato rappresenta le fondamenta, della torre di questo leggendario mago Alastair. Quindi diciamo racconta un po' la storia. Prima Waterdeep non era una città, non c'era nemmeno in realtà nemmeno un insediamento, e nel luogo dove adesso sorge il portale spalancato, un mago molto potente aveva deciso di costruire la sua torre e l'aveva fatto. Dopo molti decenni di esperimenti, questo mago aveva cominciato a scavare nella montagna, o meglio, scoprire dei passaggi nella montagna, fino ad arrivare ai vecchissimi livelli di una città molto antica. Costruita dai nani secoli e secoli prima. Già stiamo parlando di secoli prima, quindi immaginate qualche millennio prima di quello di cui stiamo parlando adesso, che è Waterdeep. Quindi il mago ha deciso di cominciare ad andare lì sotto e a creare il suo regno lì sotto. Quindi la sua torre poi in superficie è stata abbandonata, è diventata un rudere, fino a che poi non è nata la città di Waterdeep sopra questa città immensa al di sotto, nemmeno lo sapevano gli abitanti. E questo rudere, questa torre, è diventata poi una locanda e che ci ha creato il pozzo che dà accesso a questo sottomonte. Tra l'altro, Durnan, che è il proprietario della locanda e il portale spalancato, è uno dei primi avventurieri che aveva deciso di andare nel sottomonte. Al mattino, comunque, il gruppo è tornato a casa al maniero, scoprendo che era già arrivata Istrid, che Schimo aveva detto sarebbe arrivata a breve, e si trova nella cantina. Il gruppo comunque decide di pensarci il giorno dopo, va a dormire. Prima che possa decidere cosa cavolo fare dopo tutto quello che è accaduto, al mattino, o meglio all'alba, un'esplosione è detonata in strada. In pratica una palla di fuoco ha riempito di odore di carne e legno bruciato tutto il vicolo di Teschio di Trollo. Il gruppo ha indagato, qui siamo al capitolo 3 della campagna ufficiale, questo è tutto previsto dalla campagna ufficiale a differenza di tutto quello di cui vi ho detto finora. Il gruppo quindi ha indagato e trovato una decina di cadaveri, una signora lì presente e la proprietaria dell'erboristeria più a sud, Fala, hanno fatto da testimoni dando alcune informazioni ai personaggi, di uno strano burattino che si aggirava sui tetti, che ha gettato qualcosa tra la folla. Di un uomo incappucciato che ha preso qualcosa dal cadavere che stava al centro della strada, e comunque indagando sempre più a fondo, i personaggi hanno scoperto proprio il cadavere di un gnomo e dei rimasugli di schegge biancastre che poi hanno scoperto essere appunto i rimasugli di un qualche oggetto magico che aveva tirato questo burattino per far esplodere questa palla di fuoco. Comunque, dopo l'arrivo della vigilanza, il gruppo è stato fatto attendere al maniero e poi è stato aggiornato sulle indagini, grazie al fatto che due membri del gruppo appartengono all'Ordine dei Maghi Protettori. Vanibus ha spiegato che i cadaveri sarebbero stati interrogati grazie all'uso della magia molto presto e che, visto la loro appartenenza all'Ordine dei Maghi Protettori e alle Mani Grigie, gli è stato concesso, insomma, di presenziare e fare le domande insieme a lui. Il gruppo in questo modo ha scoperto che lo gnomo si chiamava Dalakar e che aveva la pietra di Golor con sé. Dagli inseguitori invece hanno scoperto che erano Zentarim, però della frangia della Serpe Verde, e che avevano il compito di recuperare qualcosa che li avrebbe resi ricchi e di riportarli a Villa Gralund.
hanno anche scoperto che il gruppo di Zendrim era capitanato da Urstul Floxin. A questo punto il gruppo ha deciso di dividersi per cercare ancora più informazioni. Vanda, Roer e Svir sono andati da Reynar Neverember, il figlio del vecchio Lord Svelato Dagult, che tra l'altro è anche il colpevole di tutto quello che sta succedendo con la pietra di Golor, proprio perché era stato il primo Reynar a fare il nome di Dalakar. Tra l'altro all'inaugurazione li aveva avvisati, aveva detto: guardate che c'è un certo gnomo di nome Dalakar che vi sta cercando. E che ha chiesto informazioni anche su di me e su di voi, poiché Reynar ha, diciamo, una rete di spie a sua disposizione. Quindi, ricordandosi di questo, sono andati da Reynar a chiedergli di più. Il fatto è che Reynar sa solo che li stava spiando, e che stava spiando anche lui, tra l'altro, e suppone che magari lo gnomo li avrebbe voluti trovare per dargli qualche missione. Magari ha scoperto anche che questo Dalakar lavorava per Dagult, per suo padre, di cui non vuole sapere niente. Morn e Belturiel invece si sono recati al tempio di Gond, dove hanno fatto la conoscenza di un automa Nim, che gli ha lanciato prima un giocattolo dal tetto, e poi di Veletta, una dragonide che gestisce il tempio. Alla fine sono riusciti a parlare con l'automa, a convincerlo, a dirgli che quello che sapeva, cioè gli hanno fatto dire quello che sapeva. E avere un aggeggio in grado di trovare altri automi. Nimma poi gli ha detto appunto di aver creato un altro automa mesi prima e che però era fuggito da poche settimane, quindi probabilmente era quello l'automa che stanno cercando. Veletta, visto tutto il caos che è successo, ed è una cosa molto grave per il tempio di Gond che Nim abbia creato un altro automa, gli fornisce anche una taglia, diciamo, da 500 dragoni se riuscissero a trovare e a distruggere quest'altro automa. Al ritorno al maniero e riunito, il gruppo ha deciso di parlare un po' tra loro, scambiarsi delle informazioni, e Vanda e Rizviel hanno deciso, su molta insistenza di Ro, e questo è stato un altro momento molto importante della campagna, hanno ammesso di essere parte degli arpisti, visti tutti i riferimenti strani fatti durante la conversazione con Reynar, che a quel punto hanno scoperto essere un arpista. Veltura si è molto arrabbiato, moltissimo, però dopo essersi calmato anche con l'aiuto di Morn, perché comunque Veltura è degli Zendrim, molto fedele agli Zendrim, e sa benissimo che gli arpisti sono uno dei nemici, proprio degli Zendrim. Se sentite un fischio è quello di Toby. Cosa c'è? Mi immagino. Toby non c'era nella campagna, ma presto lo inserirò, visto che ha voglia di farne parte. Dicevo, a quel punto comunque si è calmato Veltulia anche con l'aiuto di Morn, e il gruppo ha convenuto sia il caso di decidere le prossime mosse, ovviamente. Hanno provato tra l'altro anche l'aggeggio che gli ha regalato Nim e hanno scoperto che vicino, o nei pressi di Vanda, comincia a ronzare. Una cosa molto strana, perché in teoria questo aggeggio dovrebbe cercare appunto questi strani automi di legno e ferro. Non sono riusciti a capire perché, comunque, e Vanda ha pensato bene di contattare Hengivuuk con l'orecchino, per chiedergli spiegazioni, visto che suo padre adottivo magari qualcosa ne sapeva. Hengivuuk però ha risposto che non poteva adesso pensare a quello, e che lui in quel momento si trovava nel sottomonte. Al che Vanda è rimasta molto sorpresa da questa rivelazione, e Hengivuuk non solo le ha detto che è nel sottomonte, ma le ha chiesto di aiutarlo e di andare anche lei nel sottomonte. Vanda, che ha comunque un rapporto sì particolare con Hengivuuk, suo padre adottivo, ma gli vuole bene e comunque farebbe di tutto per lui e viceversa, ha accettato. E il gruppo è andato a dormire senza, diciamo, senza specificare magari quando Vanda sarebbe partita, eccetera. Quello che è successo è che durante la notte Vanda si è svegliata e ha avvisato solo Ayrisvile che doveva partire subito, e gli ha detto che sarebbe andata al portale spalancato, dove aveva appuntamento con Enid. A quel punto Vanda si è divisa dal gruppo principale e è andata effettivamente al portale spalancato,
è cominciata per lei un'avventura diversa, di cui parleremo magari nel prossimo riassunto, su cui mi concentrerò solo sulla parte relativa a Wanda, Angiebook e Warris, poiché Angiebook aveva chiesto aiuto sia a Wanda sia a Warris per scendere nel sottomonte. Quindi Wanda e la sua storyline la mettiamo un attimo da parte e torniamo al gruppo principale. Al mattino, ovviamente, Risby era avvisato il resto del gruppo di quello che era successo e si sono recati, tra l'altro, subito al portale spalancato, dove però Durnan ha detto che semplicemente non ha mai visto né Angiebook né Warris né Wanda scendere nel sottomonte, anche perché lui richiede un pagamento per andare lì sotto. E quindi Durnan ha detto: guardate che se Wanda fosse scesa lì sotto io me ne sarei accorto. E quindi il gruppo è rimasto un attimo interdetto e ha cominciato a pensare che forse Wanda gli aveva mentito, forse non doveva scendere nel sottomonte, forse chissà cosa sta facendo con Angiebook. E quindi hanno lasciato perdere in quel momento, sono tornati al maniero e hanno parlato con Istrid, che ha richiesto la loro attenzione a questo punto. Istrid si è dimostrata essere molto più spigliata di Schemo e di Davil, ma anche molto meno viscida di Schemo, insomma un carattere molto diverso, brusco, alle volte un po' burbero, però anche piuttosto disponibile verso il gruppo. È la maestra del conio degli Zentrim, quindi non ha diciamo, un ruolo sul campo, ma più di organizzazione e economico, insomma. Ha chiesto anche di potersi camuffare da nano, di nome Rufus, per uscire da quel benedetto scantinato che ormai già dopo un paio di notti già le era venuto a noia. Il gruppo, con qualche prova dell'abilità di Istrid nel camuffarsi, alla fine accetta. E per questo, da quel momento in poi, e ancora oggi, Istrid Horn sarà presente al maniero come Rufus, come spillatore di birra, diciamo. Lavora infatti al bancone con Jack. Ro ha anche chiesto a Istrid di alcune candele. Questa è la parte dell'incontro che ha avuto con quella figura misteriosa. Ha chiesto di alcune candele particolari, nere con striature bianche. E lei sa che comunque gli oggetti più strambi e pericolosi passano dalle mani di una vecchia, la vecchia Trescelda, che è l'unica che a Waterdeep ha il coraggio di maneggiare quella roba, di cui non si sa bene cosa sia quella roba. Dice anche che ha un negozio al quartiere del mare, in via dei Diamanti, che si chiama appunto la Bottega della Vecchia Trescelda. Dice anche a Ro di dirle che lo manda lei e di non badare al suo occhio. Suggerisce anche che se è di buon umore, magari Trescelda gli farà uno sconto, per così dire. Anche se da allora poi, visto tutto quello che è successo successivamente, Ron non si è più recato dalla vecchia Trescelda. Quindi questa informazione che le ha dato Istrid per ora è stata messa da parte. Quindi un gruppo ha fatto un po' di shopping, insomma si è un po' potenziato, come succede ogni tanto nelle varie sessioni di D&D, e vanno anche da Schimo. Vanno da Schimo per avere informazioni, soprattutto su quanto sta accadendo rispetto a Wanda. Scopre però il gruppo, intanto vede che Schemo è fasciato in molti punti del corpo, è messo molto male e non hanno idea del perché. Però è vivo. E Schemo dice al gruppo che grazie alle informazioni di Angiebook ha trovato il covo di Jarlax, ha ucciso tutti con l'aiuto di Warris e di altri suoi scagnozzi. Uno solo di questi due è riuscito a fuggire e gli risulta sia proprio uno dei sgherri più vicini a Angiebook, un certo Rin. Purtroppo però non è riuscito a trovare Jarlax, hanno trovato un suo cappello, che sono molto particolari, a tesa larga, con delle piume, quindi sono ben riconoscibili, e dice anche che sta cercando di capire, vista com'è andata la situazione, che gli è puzzata un po', se Angiebook gli ha dato effettivamente un'informazione utile o se l'ha tentato di fregare, e dice molto seccato e arrabbiato che farà di tutto per scoprirlo. Ha contemporaneamente mandato degli Zentarim a indagare sull'esplosione della palla di fuoco vicino al maniero e sulla questione della pietra di Golor.
è riuscito anche a scoprire che l'unico sopravvissuto è andato a Villa Gralund. Molti l'hanno descritto come un uomo dalla mascella squadrata, una barba incolta, eccetera, e che zoppicava. Dice ai personaggi comunque di andare a indagare e di fargli sapere, perché se c'entra qualcosa con la pietra, se trovano la pietra, la devono subito riportare da lui. Suggerisce anche di fare un lavoro pulito, non di fare troppo casino, per così dire. Cosa che il gruppo ovviamente non farà. Il gruppo, dopo aver parlato appunto con Timo, a quel punto decide, ha un bivio davanti a sé. Cosa facciamo? Andiamo nel sottomonte e cerchiamo di capire se Banda è andata lì, se sta con Enyu, che cosa sta cercando di fare, che sta succedendo con Banda. O andiamo a cercare di capire in questa Villa Gralund, cosa è successo. A questo punto, diciamo, c'è un po' di discussione del gruppo e decidono di fare una cosa. Per tagliare la testa al toro, Velturia dice: sapete che c'è? Contatto Wanda. Usa un incantesimo, inviare, sending, per contattare telepaticamente qualcuno e le chiede se è con Engibuk, se è nel sottomonte, che cosa sta succedendo. Wanda risponde che è con Enyuvuk, che è entrata dal portale spalancato, a dispetto di quello che aveva detto Durnan, che è molto in pericolo, però comunque in compagnia, dice anche di essere con Warriss, oltre che con Enyuvuk, e di non preoccuparsi, che tornerà presto. Il gruppo quindi, anche se con altre domande, visto che Durnan ha detto che non è entrata, ma lei dice che di sì, dice che è con Enyuvuk e con Warriss, che tra l'altro hanno saputo pochi giorni prima essere in missione con Schemo, tra l'altro una missione trappola preparata da Enyuk, quindi è tutto un po' ingarbugliato, non riescono a capire cosa stia succedendo tra gli altri, però decide, visto che Wanda ha detto sto bene, non vi preoccupate, tornerò, decide, sai che c'è, andiamo allora a Villa Gralund, lasciamo perdere la questione del sottomonte, se la vedrà Wanda, e quindi vanno a Villa Gralund. Dopo un ottimo lavoro di ricognizione, devo dire che è stato uno dei lavori di ricognizione meglio riusciti finora della campagna, sia da parte di Ro, che ha usato molto bene le sue abilità di furtività, sia da parte di Erisviel, che ha usato il famiglio al meglio. Insomma, sono riusciti a fare un'ottima ricognizione e per questo sono riusciti a entrare dalla porta giusta senza fare rumore. E hanno incontrato subito degli Zentarim della rete verde all'interno di questa villa, all'interno del salone dove c'erano dei cadaveri a terra, probabilmente di lavoranti alla villa. Dopo il combattimento in cui hanno fatto fuori questi Zentarim, sono saliti al piano superiore e hanno trovato un combattimento in corso tra le guardie della villa di Gralund e degli Zentarim, altri Zentarim. Sempre con una specie di simbolo della rete verde, però non la rete nera di Davil, Schimo, eccetera, ma la rete verde di questa scissione che non si sa bene da chi proviene. C'è stata un'altra ro rocambolesca battaglia, perché tra l'altro anche molto pericolosa, poiché alla fine è uscito il capo degli Zentarim della rete verde, Ustur Floxin, che almeno si dice sia il capo della rete verde degli Zentarim verdi. Sono riusciti a metterlo fuori gioco. Tra l'altro, Erisviel ha fatto anche una cosa folle, cioè lanciare una palla di fuoco nella villa di un nobile di Waterdeep. E per grande fortuna dei giocatori, Erisviel ha deciso, essendo una maga della scuola di evocazione, di usare il suo potere innato e difendere con il suo potere magico in una bolla di immunità proprio Lady Gralund, questa donna di cui ancora non sapevano bene l'identità, però l'hanno protetta e quindi non è morto alcun nobile. Se fosse morta la nobile, ecco, la palla di fuoco sarebbe morta, le cose sarebbero andate molto diversamente. Invece, per fortuna, anche nella follia, hanno avuto quest'idea, Erisviel ha avuto quest'idea di difendere la nobile e quindi ha fatto un macello incredibile, rendendo praticamente in detriti e macerie mezza villa con questa palla di fuoco che ha distrutto il soffitto e il tetto, ha praticamente creato un enorme buco all'interno della villa. Sono riusciti a vincere la battaglia anche grazie a questa mossa totalmente folle.
Però subito dopo la discussione con i nobili ha cominciato a diventare quasi surreale. C'erano diverse versioni di quello che era successo, di quello che stava accadendo. Tra l'altro, in teoria avrebbero dovuto trovare l'automa con la pietra in questa villa, ma non c'era traccia né della pietra né dell'automa. I nobili dicevano di non sapere niente della pietra, niente dell'automa. A quel punto, comunque, poco dopo la fine della battaglia, è arrivata la vigilanza. Il gruppo si è riuscito a giustificare in qualche modo come legittima difesa, soprattutto anche qui sono stati fortunati con di nuovo dadi molto, molto buoni di persuasione, anche grazie alla conoscenza con Barnibus, che vi faccio vedere, è uno dei personaggi dell'Ordine dei Maghi Protettori, che tra l'altro fa parte della campagna, insomma, personaggio ufficiale, Barnibus Blastwind, che hanno conosciuto, ormai i personaggi sono molto in confidenza, quindi sono riusciti a persuaderlo, del fatto che loro hanno in realtà aiutato tutto quello che è accaduto, anche se in realtà non è proprio vero, e hanno anche sottolineato che i Gralon c'entrano qualcosa in tutta questa storia. E quindi li hanno invitato a continuare le indagini, perché non è possibile che questi Zendrim della Rete Verde stessero attaccando per nessuna ragione questi nobili, anche perché hanno trovato anche un cerchio di teletrasporto all'interno di questa villa. Insomma, c'erano molte cose che non tornavano. A quel punto, però, visto che l'unica loro strada che hanno trovato, l'unico indizio che hanno avuto dalla nobile è che alla fine ha confessato dell'automa, ha detto che l'automa stava dirigendo verso il quartiere del porto, loro ci sono andati. Grazie al rilevatore che gli aveva dato Nim, l'hanno trovato nascosto in una montagna di rifiuti in una locanda del quartiere del porto. C'è stata una battaglia ormai a notte fonda anche con questo automa che hanno distrutto. Non hanno però trovato la pietra né altro di utile, ma solo una mappa, un foglio spiegazzato con un edificio segnato nello stesso quartiere. Il gruppo quindi ha deciso di fermarsi per la notte in una locanda in una bettola e recuperare le energie, perché a quel punto era tardi, erano messi parecchio male. E quindi a questo punto arriviamo all'11 e il 12 Hammer. In questi 2 giorni, insomma, i personaggi continuano a fare delle varie indagini, quindi arrivano a questo edificio che si rivela essere una macelleria di Tracus, un vecchio mulino riconvertito. Anche questi sono degli incontri previsti dalla campagna ufficiale. Ben presto, dopo aver menzionato la pietra, comunque il dragone degli attaccati, spalleggiato dal suo aiutante mezzelfo, un ragazzino di nome Will, che è un mago. Dopo un breve combattimento, durante il quale Velturiel e Morn hanno tranciato il dragonide ucciso poi da Ro, Ayrisvile invece ha neutralizzato Will grazie alla sua magia. Will si era trasformato con un oggetto che gli dava l'incantesimo di polimorfosi, di trasformazione, polimorfo, in realtà non mi ricordo come si chiama in italiano, mutaforno, non ricordo. Comunque si era trasformato in un gorilla enorme e Ayrisvile gli aveva dissipato la magia, altrimenti sarebbe stata molto molto brutta. Ah, si chiamava metamorfosi comunque, una metamorfosi minore, insomma. Hanno convinto comunque Will poi a recarsi al maniero, se vuole, con i soliti modi di Velturiel, per metà minacciosi, per metà gentili, insomma, un po' a doppia faccia. Dopodiché il gruppo ha cercato bene nel mulino, ha cercato varie cose, oltre a del denaro, ha trovato anche un'agendina con tutti i nomi delle consegne di questa macelleria e una pietra dell'inviare. Le pietre dell'inviare vanno di solito a coppie e funzionano così, che ogni pietra può comunicare con l'altra un tot di volte al giorno, non sanno chi ha l'altra, la seconda pietra, e quindi questa cosa è rimasta ancora in sospeso. Hanno deciso comunque di insabbiare l'uccisione del dragonide, visto che hanno trovato dei senzatetto all'interno dell'edificio e gli hanno detto di fare quello che vogliono con l'edificio, ma di insabbiare tutto e soprattutto non usare più quel luogo come macelleria, visto che avevano scoperto che Tracus era un dragonide del tutto deviato, che usava anche carne umana e vendeva carne anche addirittura umana.
seguendo comunque l'unica pista che avevano, il gruppo si è diretto al quartiere commerciale. Invece di andare nel negozio che avevano trovato nell'agenda di Tracus, sono andati poco più avanti e hanno subito un'imboscata all'improvviso da parte di alcuni bugbear mandati dalla gilda di Xanatar. Hanno scoperto dopo che erano stati mandati per recuperare Ott, che era un prigioniero del covo, che era prigioniero di alcuni Zentarim che abitavano di fianco al negozio di Sora. Insomma, queste sono tutte poi sottotrame ingarbugliate, che in questo momento è anche non importante dipanare. L'importante è che questa pietra, da quello che hanno saputo i personaggi, è nelle mani di una certa Vevet, di una Zentarim, che appena li vede scappa su per i tetti. Dopo il combattimento con i Bugbear, Morn riesce ad acchiappare Vevet, però dopo una breve battaglia riscappa la donna, e loro quindi sono rimasti a mani vuote. Hanno però cercato la via della diplomazia in una delle prime volte in cui il gruppo ha cercato la diplomazia invece di abbuffare di botto, sempre con lo stesso tecnicismo detto prima. E quindi hanno deciso di parlare con questi Zentarim, hanno avuto anche diverse informazioni utili, tra cui il fatto che Vevet di solito la si vede alla locanda della scogliera, nel quartiere del mare, e che soprattutto la doveva consegnare questa roba a un certo Agorn Fuoco, un bardo da 4 soldi che sanno risiede a Riva Velata. Era accompagnata da un'altra donna di cui non sapeva il nome. A questo punto hanno anche scoperto che il prigioniero degli Zentarim era un tale Ott, appunto come vi ho detto prima, che hanno scoperto essere niente di meno che uno dei maggiordomi, chiamiamolo così, di Xanatar, che bada al suo pesce. In pratica si è scoperto che Xanatar ha un pesce rosso a cui tiene molto e Ott ha l'unico compito di badare a questo pesce. E questi Zentarim l'avevano rapito anche per avere un riscatto. Quindi hanno anche saputo che forse il covo di Xanatar è nei primi livelli del sottomonte, tra il 3 e il 6. In quel momento il gruppo viene raggiunto da un messaggio di Barnibus e il gruppo è tornato di corsa al maniero perché c'erano dei controlli da parte delle guardie. Che un controllo di routine che ha trovato alcune irregolarità, ma incredibilmente non ha beccato Rufus Istrid. Quindi non c'è stato alcun problema in realtà, però hanno scoperto che Roy è senza il lasciapassare. Roy è uno dei dipendenti del gruppo, che adesso lo metteranno, l'hanno ormai messo a posto, diciamo, non più a nero. E quindi diciamo hanno sistemato un po' di cose in locanda, niente di strano. Barnibus però parla comunque di tutto quello che è accaduto con il cavolo di nobili al Villa Grallund e gli dà delle notizie molto importanti. Una in particolare è che dopo aver interrogato con la magia Ursul Floxin, che il gruppo aveva messo fuori gioco all'interno della villa, hanno scoperto che a Waterdeep è tornato, sarebbe tornato, uno dei maghi più potenti della storia, e cioè un certo Manshun. Manshun è stato il fondatore degli Zentarim, cioè della Rete Nera, finché poi non è stato ucciso, si pensa, da suoi alleati, e stiamo parlando di almeno un secolo prima. Però è emerso che il Mashun aveva creato una dozzina di cloni suoi e che a un certo punto questi cloni si erano attivati contemporaneamente, c'era stata addirittura quella che è passata alla storia poi come guerra dei cloni. Si sa solo che alcuni di questi cloni sono sopravvissuti e che probabilmente uno di questi si trovava nel sottomonte e forse adesso a Waterdeep. Questa è una notizia che è molto pesante per tutte le fazioni in gioco ed è da qui
Tra l'altro non era nemmeno previsto che il ritorno di Manshun fosse stato scoperto così presto, poiché i personaggi hanno fatto molto bene a non uccidere Nuska e a darlo, a consegnarlo all'ordine dei maghi, alla vigilanza. In questo modo la vigilanza ha potuto interrogarlo e ha scoperto tutto questo ben di Dio. Quindi Manshun è tornato. Fa un po' l'effetto di dire Voldemort è tornato, ecco, per farvi capire cosa è Manshun, anche se lui ha un naso e non è bianchiccio. E noi per adesso ci fermiamo qui. Continueremo la prossima volta con tutta la parte relativa al filone di Wanda e del sottomonte. E riprenderemo anche questa parte di trama relativa a che cosa comporterà il ritorno di Manshun. Io ringrazio chi ci ha seguito, vi do appuntamento alla prossima, sicuramente martedì sera con la live, in cui saremo tutti presenti. Vi auguro una buona serata o una buona mattinata per quando, se nel caso vedete questo video in un altro momento, e ricordatevi che qui alla Locanda Nascosta non solo beviamo e ci rilassiamo insieme, ma soprattutto nerdiamo, e noi nerdiamo molto forte a D&D. Ciao ragazzi, statemi bene e ci vediamo presto.